per un certo tempo da ragazzo ho creduto nella rivoluzione come credono i ragazzi di adesso. Adesso comincio a credersi un po' meno, quindi a queste palingenesi non si può seguire. Sono in questo momento apocalittico, cioè vedo di fronte a me un mondo doloroso e sempre più brutto. Non ho speranze, quindi non mi disegno nemmeno un mondo futuro. Ma scusi, Pasolini, non le sembra di esagerare un po' col suo catastrofismo? L'umanità ne ha passate di fasi critiche, ma poi i giovani, le nuove I generazioni giovani? Questi giovani? Ma che scherza! Gli ultimi giovani che ho in mente, quelli della metà degli anni 70, erano mostri. Sì, veri e propri mostri, senza più facce, senza nemmeno un piccolo lampo di vita, di personalità negli occhi. Sembravano tutti potenziali criminali, e lo erano per davvero. Infidi, sfuggenti, figli orrendi di padri ancora più orrendi, con in più la pretesa di contestare tutto, di fare la rivoluzione. Ma ora sono passati più di 15 anni e molte cose sono In cambiate. peggio. Il processo di sfigurazione del volto umano è ormai giunto al suo compimento naturale. Ma li ha mai sentiti parlare? Emettono suoni gutturali, non parole. Versi animaleschi, non pensieri. Tutto condito da reiterate interiezioni oscene. La loro cosiddetta libertà sessuale consiste solo in una penosa lascivia che li rende ancora più inconsistenti. Le società contadine avevano bisogno di uomini forti, perciò celebravano la castità. La nostra orrenda società consumistica richiede invece uomini smidollati, docili, proni a tutte le forme di potere e di suggestione. Ecco perché li rimbambisce fin da ragazzi con una lussuria snervante, con questo pacchiano conformismo delle piccole vane trasgressioni. Che significa conformismo delle trasgressioni? Non è una contraddizione in termini? Non si guarda in giro. Il sesso ormai, anche il più assurdo o perverso, non trasgredisce più l'ordine sociale. Anzi, lo conferma, lo consolida. È messo in bella mostra su tutti i giornali. È portato in trionfo dai mezzani televisivi pubblici e privati, come la droga del resto, no? O la criminalità. Sono tutte funzioni ormai, strutture portanti della nostra civiltà edonistica. Vera e propria bestemmia contro Dio. Ma allora, che cosa direbbe ad un ragazzo dei nostri desolati anni 90? Che cosa gli consiglierebbe? Non so se avrei niente da dirgli. Non si muore per caso in un certo momento piuttosto che in un altro. Questi ultimi 15 anni poi mi sembra che abbiano travalicato i limiti di tutte le mie categorie di comprensione della realtà. Comunque forse continuerei a suggerirgli di creare una linea di resistenza di fronte al caos dilagante attraverso la cultura. La vera trasgressione, infatti, resta quella dell'uomo che sa confutare un intero mondo per reinventarne, nel proprio pensiero, un altro. Ma per far questo, il nostro ipotetico ragazzo anni 90 dovrebbe crearsi dei doveri seri, dovrebbe darsi una disciplina dura, esigente, un po' monastica e un po' militare, che contraddica, insomma, le sirene scolastiche e televisive del rammollimento universale. E dovrebbe sapersi indignare, offendere, ferirsi e restare ferito, finché la sua azione non sapesse fiorire dal suo più folle sogno di novità e di bellezza. Io se fossi in una scuola adesso, veramente non invidio affatto la vostra situazione, perché veramente non saprei che cosa dire, non saprei che cosa insegnare. Dovrebbe iniziare tutto da capo, abbandonando cose che ci hanno sostenuti per tanti anni, delle verità che ci erano sembrate assolute, per esempio certe realtà del progressismo, o per un cattolico anche certe realtà, diciamo così, cristiane, religiose, perché no? Ora, tutte queste verità che si hanno studiato per tempo, insomma, sono profondamente in discussione, messe in discussione dal cambiamento della realtà del nostro paese. E quindi è molto difficile aprire bocca in una classe e insegnare.